quella vittoria che purga la chioma, che schiava di Roma, in Dio la creò. Spingiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Spingiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Buonasera a tutti, sono stato invitato in qualità di direttore artistico del Teatro Stabile dell'Abruzzo a recitare un testo che ho scritto, testo inedito, dedicato alla figura di Celestino. Sono in viaggio, ho sonno, la montagna qui crea continuamente cunicoli di solitudine, spazi cantonali, anfratti, qui dove la solitudine è una scelta, nessuna rete stradale, per quanto fitta, può violare le innumerevoli sacche di solitario silenzio. Questa struttura frammentata e schiva rende difficile sondare tutti i luoghi in cui si acquattano i più segreti tesori d'Abruzzo. Non ricordo dove mi trovavo ieri e il giorno prima. Non ricordo neppure bene che spettacolo stavo recitando. Le parole si confondono a volte, le immagini si confondono come in un sogno. Ho sognato lungo il viaggio la faccia di un eremita che mi guardava con due occhi appuntiti. Un povero saio, una minuscola cella di legno. E ricordo che l'eremita mi parlava, ma non ricordo bene le sue parole, solo una frase ricordo, in una strana lingua. Potenzia del padre conforta me. E io nel sogno divento quella frase, prendo quel saio, divento quegli occhi appuntiti e vedo due parole, come cristalli incastonati nella roccia, e le due parole sono perdono e semplicità. Forse stanotte ho sognato un santo, un eremita, un rivoluzionario, un papa, ho sognato Celestino. La mia vera casa era una grotta. Lì ho trovato la pace e dopo in una cella di legno. La sete di potere che governa il mondo si infrange nel buio, nel silenzio, nella preghiera che il Signore mi dona. La malignità del mondo si annida fin dove crederesti di trovare santità. E io santità non reclamo, non ostento, ma vivo nella mia carne, nelle ossa, e la cerco nel perdono. Sarò pontefice, sarò prigioniero, prigioniero del potere del mondo e recluso in una cella, e mi nasconderò perseguitato, inseguito, offeso, in una grotta, ancora una volta. Dal mio rifiuto ho guadagnato questo legno che non è una croce, è questo tavolaccio di legno dove dormire, questo spazio angusto che appena mi contiene sdraiato e in piedi nella preghiera sapienzia dell'ufilio insegna me. Ecco, se anche noi ascoltiamo questi luoghi, se ci mettiamo in ascolto di chi ha ascoltato in profondità questi luoghi, riusciamo a sentire la stessa traccia, quella voce, la stessa risonanza che ha mosso la vita di Celestino. Le montagne abruzzesi furono luogo di rigogliosa vita ascetica, le stesse grotte che custodiranno banditi e fuggitivi di ogni sorta saranno grotte di preghiera. Abitatore eremita di grotte sarà anche lui, Pietro Angelerio,
detto da Morrone, per il suo lungo eremitaggio sul Monte Morrone. Il nostro futuro celestino fonda un ordine monastico e gode fama di santità. Anziano ha più di 80 anni quando viene eletto Papa il 5 luglio del 1294, dopo 27 mesi di conclave in una fine secolo davvero travagliata, i cardinali eleggono un santo. Forse pensando alla possibilità di controllare e manipolare più facilmente quel vecchio eremita, certamente non abituato alle sottigliezze della curia, alla sua burocrazia, al latino degli editti, delle bolle papali. La curia trama contro di lui. Celestino è isolato, visto con sospetto, se non deriso. E siamo nel 29 settembre 1294, 3 mesi dopo la sua elezione, quando firma la bolla con cui istituisce la perdonanza. Noi che nel giorno della decollazione del capo di San Giovanni nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio dell'ordine di San Benedetto ricevemmo l'insegna del diadema impostoci sul capo, desideriamo che quella chiesa si elevi ad onori speciali. Tutti coloro che saranno veramente pentiti dei peccati confessati, che dai vespri della vigilia di festa fino ai vespri immediatamente seguenti la festa, ogni anno entreranno nella predetta chiesa per la misericordia di Dio Onnipotente e confidando nell'autorità dei santi Pietro e Paolo, assolviamo da ogni colpa e pena che meriterebbero per i loro delitti e per tutte le cose commesse fin dal battesimo. Chiunque a distanza di secoli sente ancora le potenze di queste parole, sembra sentire rimbombare in ognuno di noi quel ogni e poi tutti ogni anno, ogni colpa e pena, tutti coloro che saranno pentiti, tutte le cose commesse sin dal battesimo. Questo è un perdono universale che scavalca la dimensione del tempo e irrompe nel tempo, squarcia il tempo ordinario e apre ogni anno una finestra al perdono di tutti. Esiste gesto più rivoluzionario di questo? Consegnando la bolla all'autorità civile, Celestino lo consegna al futuro, all'universalità del messaggio di fratellanza e perdono che le sue parole suscitano, lo consegna ogni anno a ognuno di noi. L'altra parola incastonata come un cristallo nella roccia è semplicità. Celestino aveva la fama di parlare solo abruzzese. Non era vero, ma questa vicinanza al volgare per la difficoltà del leggere complessi documenti in latino ha un significato che va oltre il dato biografico. Nel predicare, se vi è possibile, cercate di essere semplici. E questo l'insegnamento alla chiarezza, la semplicità che non è semplificazione, quanto valore di aderenza alla verità, la volontà di farsi comprendere da tutti. E trasparenza tra parola e azione. So bene che non è facile parlare con semplicità. Per riuscirvi sarebbe necessario di essere interiormente semplici. E la vera semplicità è una conquista assai difficile. L'intera esistenza di un cristiano, si può dire, ha appunto questo scopo, diventare semplice. Celestino non è un ingenuo, ha fondato monasteri, è a capo di un ordine influente e ben presto si rende conto che non riesce ad avere il controllo del proprio pontificato, ostaggio di un re potente e di una curia sempre pronta a raggirarlo. Celestino, rinuncia! Una leggenda vuole che sia proprio il suo consigliere giuridico, il cardinale Benedetto Caetani e suo successore come Bonifacio VIII, ad aver congiurato contro di lui, ad avergli fatto dire di notte come voci provenienti dall'aldilà, Celestino, rinuncia! Così la mattina del 13 dicembre
1294, i cardinali prendono posto nel conclave. Entra Celestino, si avvia verso il trono, tenendo stretta una pergamena arrotolata. Io, Celestino, mosso da ragioni legittime, per bisogno di umiltà, di perfezionamento morale, per obbligo di coscienza, come pure per indebolimento fisico, per difetto di dottrina e per la cattiveria del mondo, al fine di recuperare la pace e consolazione del mio precedente modo di vivere, con tutto l'animo e liberamente mi dimetto dal pontificato, espressamente fuori nunzia del seggio, della dignità, del peso e dell'onore, dando a questo istante piena e libera facoltà al Sacro Collegio dei Cardinali di scegliere e provvedere, per via canonica, di nuovo pastore, la Chiesa Universale. Il Papa dimissionario scende dal trono e alla vista di tutti i presenti si toglie l'alenno, l'anello, la mitra, la stola e il manto, deponendoli sul pavimento accanto a sé. Indossa quindi di nuovo il saio degli eremiti. Celestino, l'anticipatore del giubileo, Celestino il santo che affida al potere laico e civile la conservazione della bolla del perdono, un segno così forte di universalità da arrivare intatto nelle nostre mani, nei nostri cuori, nei nostri silenzi, morirà la sera del 19 maggio 1296. Ogni spirito lodi il Signore, torna al silenzio e a questa terra. E così riparto questa notte, perché mi aspetta un viaggio lungo, un nuovo teatro ancora da raggiungere, persone da incontrare, e si vedono dall'autostrada chiese isolate, monasteri, rifugi. Tutto l'Abruzzo è così, è intriso di tempo, un luogo che lentamente si spoglia del proprio passato, che custodisce una storia difficile, scabra. È la stessa lenta e ostinazione del tempo che porta Celestino a noi e noi a Celestino. L'Abruzzo, grande produttore di silenzio. E di questo teatro naturale io mi sento figlio, figlio di queste pietre, di questi silenzi, perché è dal silenzio che nasce la poesia, dal silenzio nasce la ricerca del mio fare teatro, dal silenzio nasce la voglia di portare fuori da quel silenzio le storie che racconto. E allora, questa sera insieme a tutti voi, chiedo aiuto a Celestino, che ci insegni ad abitare questo silenzio, che ci insegni ad essere semplici, che ci insegni la fatica, l'utopia e la bellezza del perdono, perché solo il perdono riapre il futuro. Grazie. Con quale spirito ha recitato quelle parole che parlavano di Celestino e del suo messaggio in una giornata come questa? Allora sì, è l'universalità, no? È il fatto di probabilmente anche di essere ognuno di noi un piccolo tassello di un grande mosaico, no? E se togliamo quel piccolo tassello che siamo, il mosaico sarebbe incompleto. E oggi credo che sia stata restituita alla città una bellissima opera, un grande mosaico a cui hanno contribuito tante persone. E ho pensato a Celestino proprio per queste due parole, il perdono e la semplicità, che sono forse le cose più difficili da realizzare per costruire noi stessi, la nostra identità.
E un percorso di semplicità sarà applicato anche nella sua attività al Teatro Stabile, una neonomina, e quali sono i programmi? Sì, io sono stato chiamato probabilmente perché non appartengo da tanti anni al mondo del teatro, ma solo da 10 anni, eppure credo di aver fatto un percorso singolare, soprattutto sulla semplicità della narrazione. E quindi gli spettacoli che io prediligo per il cartellone sono improntati a questo, all'essenziale, all'essenza del teatro, che è un attore solo in scena che racconta una storia. E i progetti in cantiere sono tantissimi e piano piano, con grande pazienza e grazie allo staff che mi sta aiutando in questo, riusciremo a realizzarli tutti, cercando di coinvolgere sia gli anziani che i giovani, che i più giovani, i ragazzi delle scuole e dell'università, perché credo, insomma, che siano sia gli anziani che i giovani siano la grande forza motrice poi che tiene insieme il tessuto sociale.